50.000 fedeli in piazza San Pietro, il sole primaverile, un pontefice che non si risparmia in sorrisi, carezze, abbracci e gesti di simpatia. L'udienza generale è diventata già un consolante appuntamento con il nuovo Papa, che continua a catturare attenzione e affetto con le parole semplici, la predicazione spontanea, l'impeto missionario che arriva dritto al cuore. Così, continuando la sua catechesi sul credo, parla dell'evento dell'ascensione, del suo senso per la vita dei credenti. Per entrare nella gloria di Dio, spiega Francesco, occorre la fedeltà quotidiana alla sua volontà, anche quando questo richieda sacrificio. Nella certezza che in Cristo asceso al cielo e innalzato alla destra del Padre, avremo sempre qualcuno che intercede per noi. Come afferma San Giovanni nella sua prima lettera, egli è il nostro avvocato. Ma che bello è sentire questo, no? Quando uno è chiamato dal giudice o viene in causa, primo che fa è cercare un avvocato perché lo difenda. Noi ne abbiamo uno che ci difende sempre. Gesù ci difende dalle insidie del diavolo, assicura Bergoglio, ci difende da noi stessi e persino dai nostri peccati. Al cristiano spetta solo il compito di chiedere perdono e implorare misericordia. Lui ci perdona sempre, è il nostro avvocato, ci difende sempre. Non dimenticate questo. Cristo come un capo cordata quando si scala una montagna, colui che apre il passaggio e giunto in cima attira a sé per condurre a Dio. Francesco sottolinea che l'ascensione non indica l'assenza di Gesù, ma la certezza della sua presenza a fianco all'uomo. Al termine dell'udienza, l'appello per le popolazioni di Iran e Pakistan colpite da un sisma violento. Innalzo una preghiera a Dio per le vittime e per tutti coloro che sono nel dolore e desidero manifestare al popolo iraniano e a quello pakistano la mia vicinanza. Grazie.